Io se dovrei scegliere, assessore, fra l'aeroporto e fare la diga di Piano dei Libri, io non ho dubbio. L'aeroporto. Mi piace volare, però per quello che ci potrebbe dare in ritorno a questo famoso aeroporto con tutti i soldi che si devono investire, io non la vedo un'opera strategica. Io l'opera strategica nella provincia di Foggia vedo la diga di Piano dei Libri. Noi avevamo 6 anni fa, 7 anni fa, progetto approvato. Soldi? Ma a quei tempi con quella porzione potevamo andare avanti. Invece avevamo soldi grazie al ministro Alemanno, lo devo dire perché purtroppo alla fine questa è la verità, che venivamo da 2 anni di siccità, una siccità che ci ha fatto paura. Sono arrivati i soldi e per miopia, non voglio usare un altro termine, per miopia di qualche sindaco del subappennino, i soldi sono stati fermi là per 4 anni, 5 anni e poi giustamente quei soldi sono stati finanziati dal piano di irrigo nazionale e quei soldi sono andati a finire da altre parti, non è che ce li hanno tolti. Anche perché la diga di Piano dei Libri, perché è stata studiata anche bene nell'ultimo periodo, con il Molise, con la diga su Miscione, che è quella del Molise, che loro producono acqua dal salto dell'acqua della diga e la fanno per 12 mesi all'anno, quell'acqua va buttata dal mare. Loro hanno fatto una canalizzazione grazie a noi, insieme al nostro progetto hanno fatto una canalizzazione per tutto il Basso Molise. Questa canalizzazione va a finire nel Fortore, però va a finire sotto la diga, di conseguenza se non la buttano loro buttiamo. Invece se noi facciamo quell'altra diga che qua sono 40 milioni di metri cubi, noi in un anno di grande siccità abbiamo fatto irrigazione di soccorso, ma abbiamo fatto irrigazione. Diciamo, quella per me è un'opera strategica, anche perché un gruppo AER, un gruppo Futurag, tutte queste persone che fanno, e non soltanto per l'industria agroalimentare, ma anche altre, se devono venire qua in provincia di Foggia, se devono andare, non ci possono venire. Io sono convinto che noi dobbiamo puntare su questa storia, perché secondo me è strategica per tutti, per tutte, e c'è un ritorno immediato. La provincia di Foggia è oggi la prima provincia d'Italia per tutta una serie di produzioni che voi tutti quanti sapete, il grano duro, il pomodoro. Ora, è chiaro che l'impegno di Agrinsieme in questo momento è quello di mantenere prima di tutto le posizioni rispetto al governo del consorzio di bonifica, ma se possibile di migliorarle queste posizioni attraverso una governance che si arricchisca oltre che delle esperienze e delle capacità di dirigenti pienamente, come dire, ormai provati, anche della capacità di poter interloquire ed interferire, con la politica del territorio e la politica nazionale circa la necessità e l'esigenza di portare a termine il piano di infrastrutturazione che era stato posto in essere. Il principio che credo dobbiamo tenere a cuore è quello dell'autogoverno del consorzio. La regione nei consorzi commissariati erogava 20 milioni di euro all'anno, nei consorzi della nostra provincia scaricava di fatto tutto sulla contribuenza, sia la gestione che eventualmente le opere ordinarie e straordinarie. Allora, qual è il vero apporto che abbiamo avuto? Qual è l'intuizione di cui vado, diciamo, per la quale vengo lodato? Semplicemente di ristabilire un principio di parità tra tutti i consorzi della nostra regione.